Una Pasquetta all'insegna del meteo incerto e della sabbia del Sahara che ha invaso Roma. Nonostante anche i residenti del 10° municipio si siano svegliati sotto un cielo giallo, a Ostia molti non rinunciano a trascorrere del tempo all'aria aperta. Per cosa opterà oggi? Scampagnata, classico pranzo, nulla, riposo? Sì, facciamo una scampagnata stamattina, qui vicino. Ci siamo venuti a fare una passeggiata qui a Ostia. Quindi da dove venite voi? Da Marino. E come passerete questa Pasquetta? Se avete programmi nonostante il tempo un po' incerto? A casa con il fratello e i nonni. Sì. Al tempo sì. Non sì. Ci preoccupa più di tanto. Poi le Pasquette ormai siamo abituati, no? Per cui non c'è assolutamente problema. Oggi si cammina, si sta un po' all'aria aperta e ci si prepara per ricominciare a lavorare da domani. I più giovani, nonostante il forte vento, hanno scelto le spiagge libere per uno scambio con il pallone. A Piazza Ancomarcio, tra i ristoratori e gli operatori della manifestazione Un mare di cioccolato, c'è un clima positivo per l'arrivo di turisti e non solo nelle prossime ore. Abbiamo visto persone, diciamo, a ondate di varia natura, nel senso che molti sono andati a pranzo fuori, quindi a livello commerciale penso che sia andata bene e sì, oggi ci aspettiamo qualcosa di più. Pasquetta, c'è la gita fuori porta, quindi chi andrà ai castelli e chi andrà verso Ostia. Il tempo incerto sicuramente ha penalizzato il tutto, però oramai sappiamo che a Pasqua e a Pasquetta noi romani siamo ormai affezionati al tempo un po' ballerino, diciamo così. Speriamo che oggi non piova proprio sul più bello, ma che magari piova verso la fine della giornata. Penso che non sarà come gli altri anni, però visto che il tempo è un pochino brutto sarà un pochino di meno la gente, insomma. Però speriamo che la gente ci sarà, insomma. Senza dubbio la meta prescelta per questa giornata incerta è la pineta di Castelfusano. Qui il vento si placa e lascia le persone libere di fare una passeggiata a piedi, con il cane, di correre e andare in bicicletta. Si passa questa Pasquetta pedalando per la pineta di Castelfusano. È la prima volta, nonostante che sono romana, che vengo qui, quindi vengo molto volentieri in esplorazione. Mentre Ostia, la spiaggia sono un pochino più vuote, la pineta in realtà è stata forse la meta più gettonata. Ma perché è ventoso, quindi hanno deviato per la pineta. Il lungomare non ci si può stare, è troppo ventoso oggi. Per questa Pasquetta iniziate con una passeggiata. Sì. La buona volontà ce la mettiamo.